私はバルベロ先生です。Ma iniziamo dalla cultura accademica, perché qui ci sono due storici oggi a TV Talk. Cominciamo da quello collegato con noi, che è Alessandro Barbero! Finalmente a TV Talk! Allora, lui è professore di storia medievale, oltre che tante altre cose, ma insomma, professore di storia medievale. E invece qui c'è Giorgio Simonelli, il nostro professore di storia della televisione. Allora, però vado subito da Barbero, perché, caro professore, quando conducevo e con te facevo Il Tempo e la Storia, ti conoscevo come dire, un brillante, certo, già brillantissimo, ma anche un serissimo specialista, ecco. Oggi, onestamente, lo sei sempre, ma ti ritrovo come star dei social, voglio dire, oltre che della televisione. E ho le prove. Guardate e guarda qua, professore. Buonasera, professor Barbero, ben ritrovato. Questo lo dico da 12 anni e più, ma lei non cambia mai. Senti chi parla. Corone, scettri, mantelli, costumi rutilanti, principi e imperatori. Mentre la Francia e l'Inghilterra si spartivano il Medio Oriente e l'Africa, noi stavamo lì intestarditi su Fiume. Già prima della stampa c'erano situazioni come Firenze, dove praticamente tutti i bambini andavano a scuola. Il titolo è Sopravvivenza. Facevano effettivamente una vita meravigliosa in quei mesi fiumani, fra sesso, cocaina e il rock and roll. Non c'era, c'era il Charleston, credo. Proviamo quindi a compilare la carta d'identità di Dante Alighieri. C'era uno statista nell'Italia di Dante. Lui credeva di essere quello statista. Lui, ma lui era un poeta, non si può essere tutto nella vita. No, lui riusciva a essere un sacco di cose insieme, bisogna dire. Scrivere sonetti in volgare e mandarli ad altri poeti e aspettare le loro risposte e discuterne davanti al pubblico. In fondo è la stessa cosa che succede oggi nei Poetry Slam o nei freestyle di rap. Ma dai, davvero non sai la data della deposizione di Romolo Augustolo? Augustolo? No, Augusto sì, Augustolo era... No. Quando scopri cos'è davvero la storia, scopri che è divertentissima. Sì. E la verità è che noi che facciamo gli storici lo facciamo per quello. Quel poemetto lì in particolare parla di una signora che è la moglie di un mercante, che è stato via 3 mesi per affari. Questa voglia che le è rimasta addosso le fa sognare di essere al mercato, anzi a una grande fiera, dove si vende un'unica merce. Quella. Nel Medioevo sapevano ridere con una certa libertà anche di cose e sapevano usare le parolacce. Io adesso sono imbarazzatissimo. Il nostro tempo è finito, però io una domanda gliela voglio ancora fare. Allora, questa Barbero Story, dunque. Professore, scusa, ma tu che spiegazione ti sei dato di questo enorme successo popolare che ti sta arridendo in questo momento? Ma guarda, io ti dirò che quando facendo lo storico qualcuno mi dice va bene, c'è stata la rivoluzione francese, ma perché c'è stata la rivoluzione francese? Io di solito dico ragazzi, è già tanto che vi diciamo cosa è successo, anche sapere perché succedono le cose, francamente... E quindi non lo sai, cosa perché... male. È un mistero della storia. Però allora fammi passare a Simonelli. Dunque, passiamo all'altro storico specialista in materia televisiva. Allora, Simonelli, è più attrattivo il personaggio Barbero o è la storia che è così attrattiva? No, è l'unione di due cose, perché nella televisione italiana gli storici hanno sempre fatto un'altra cosa. Hanno fatto i consulenti, hanno fatto gli esperti e rispondevano delle domande a grandi questioni, che cos'è il fascismo, che cos'è la questione meridionale. La novità di Alessandro Barbero è che lui racconta la storia, l'ha detto adesso, non perché, racconta che cosa è successo. È questo che è costruito il suo personaggio. È l'unico storico che racconta la storia in televisione. Professore, corrisponde? È giusto? Ma, sì, per inteso. Questo non deve diventare una deplorazione perché gli altri storici non lo fanno. Gli altri storici fanno ricerca, per fortuna. Tutti noi facciamo ricerca e poi qualcuno va a raccontare al grande pubblico i risultati di questa ricerca. Se ci mettessimo tutti a raccontare in televisione, esauriremmo prestissimo le cose da raccontare. Allora, però, andiamo a
fondo. Già, io ho detto social, ma ci vogliono le prove. Andiamo a fondo di questo successo, perché appunto il professor Barbero, io direi che è un fenomeno web suo malgrado, nel senso che non ha profili social ufficiali, però di fatto i video delle sue conferenze, delle sue lezioni, sono frequentatissimi su YouTube. Vi porto solo un esempio: la sua lezione sulla vita sessuale nel Medioevo ha realizzato 1 milione di views. Ma guarda caso, è sempre quella. Non faccia il malizioso, Bernardino, non lo faccio dire, io. Proprio pagine fan, citazione, è davvero un fenomeno. Che tra l'altro, insomma, non è vero che la storia non interessa, perché c'è pubblico sul web. Assolutamente. Però allora a questo proposito, visto che io sono uno dei vassalli anche online Barbero, le chiedo una cosa proprio sulla divulgazione storica in televisione, che spesso ci appare un po' polverosa, mentre lei riesce ad appassionare davvero grandi e piccini. Mi sembra che la sua chiave tante volte sia quella di portare, ad esempio, il Medioevo, davvero di renderlo vivo ai giorni nostri, quindi parla di rap sul Medioevo, di sesso, di dettagli macabri. Ecco, come adatta le sue lezioni alla forma televisiva? Anche penso alla voce, con questa voce penetrante. Ma guardi, la voce che da altri è stata definita stridula, lei è gentilissimo a dire penetrante, perché io ricordo una dotta analisi del mio successo su web che partiva dicendo: non si capisce proprio perché, perché appunto la voce è stridula, l'accento è piemontese, la gestualità è esagerata e di conseguenza appunto per la serie le analisi lasciamole stare. No, io non è che adatto granché. Io credo che la cosa fondamentale è, in ogni situazione, è il ritmo. Ma anche in una lezione a scuola o all'università è fondamentale il ritmo, solo che non è lo stesso, ovviamente, di un dialogo con Piero Angela al Super Quark o di quello che stiamo facendo noi adesso. Certo. Simonelli, ma allora dove sta il segreto, anche come dire linguistico, di Barbero? Beh, il segreto lo diceva anche lui, sta nel ritmo, sta nell'attualizzare certe situazioni, ma non la falsa attualizzazione, no, quella che si fa ogni tanto a scuola. Cioè l'attualizzazione sta nel raccontare con parole moderne i fatti senza alterarli, senza fare quella, senza dare una vernice di fresco, no? Mantenendo la categoria, le categorie della storia, però riuscendo a raccontare questa storia con un linguaggio, anche con una gestualità, anche con una penetrazione della voce, come diceva, certo, Pucciarelli, che non è quella soltanto del professore. Voglio aggiungere una cosa, sì, c'è anche un altro problema. In Italia gli storici sono sempre stati considerati noiosi, perché non sapevano scrivere, non sapevano raccontare. Allora si affidava la storia ai giornalisti, non faccio nomi, i quali sapevano scrivere ma raccontavano. Montanelli Gervato. Ecco, dai, raccontavano. Raccontavano. Io non volevo dirlo. I quali però raccontavano un sacco di balle. La novità di Barbero è che riesce a raccontarle bene e non raccontare delle balle. Voglio i nostri allievi a questo punto, Nicolas. Allievi assolutamente. Infatti, professor Barbero, spero che mi perdoni la curiosità, ma io volevo chiederle, da spettatore, che tipo di televisione guarda? Cioè, quali sono i generi che preferisce? Game of Thrones. Ragazzi, io lo so che faccio una pessima figura, però ho deciso una volta per tutte che in queste situazioni si dice la verità. E la verità è che io non ho la televisione, non la guardo per niente. Bravo. Guardo delle serie di Netflix sul computer. Perché si studia i documenti, mica come noi guardiamo la TV. Davide, sì, Barbero, quanto devi del suo successo mediatico a Piero Angela? Moltissimo, perché, come dire, l'approccio con la televisione e quindi imparare a stare in televisione, a partecipare a un programma televisivo, lo devo tutto a lui. Ah, e l'altra metà la devo, credo, alle lezioni di storia, e l'altra metà ancora, forse tre metà sono troppe, però facciamo un terzo per uno, allora, certo, un altro terzo lo devo al fatto che internet, come dire, è un moltiplicatore incredibile, per cui la lezione di storia, che è la cosa che io so fare davanti a 50 persone o davanti a 1000 persone, quello è quello che so fare, e davanti davvero però. Poi però si è scoperto che incredibilmente, messa in rete, diventata podcast, questa cosa funziona lo stesso. Certo. E quindi quello è l'ultimo chiodo nella bara, diciamo così. Sergio! Sì, non sbaglia una parola, accidenti. Sergio. Sì, prof Barbero, vengo da lei. Le chiedo, secondo lei, cosa c'è che la TV dovrebbe fare maggiormente per avvicinare i giovani alla storia? Cosa manca? Allora,
Io penso che a priori bisogna evitare di affrontare le questioni dicendo cosa dobbiamo fare per avvicinare i giovani a... Lasciamo che i giovani facciano quel diavolo che vogliono. Se gli offriamo delle cose interessanti, i giovani si interesseranno. Certo. E se no faranno quel cavolo che vogliono loro. L'attrattiva, tutto l'attrattiva. Allora, grande Barbero, dopo la pubblicità raggiungeranno Alberto Matano, Lillo, Valerio Lundini, Federico 40, Luca Ward, Margherita Vicari e tanti altri, l'ho ridetto giusto, a tra pochissimo! Qui eccoci, allora, sono sempre con noi i due professori, Alessandro Barbero e Giorgio Simonelli. Ma adesso si raggiunge un collega, Alberto Matano della Vita in Diretta, Rai 1. Eccolo qua Alberto, noi siamo degli umili cronisti, niente a che fare con questi professori. Allora, però sia a te che al professor Barbero, come dire, voglio proporre, come dire, un nuovo condottiero, perché noi appunto da febbraio abbiamo un nuovo condottiero al governo, no? Devo usare questi termini adesso. Allora, caro Alberto, sono curioso di capire come il professor Barbero possa analizzare da storico però le strategie mediatiche di Draghi, che è appunto il nostro condottiero, ecco, in questi mesi al fronte, per tenere sempre questi termini. Vediamo. L'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere, ma è un dovere guidato da ciò che sono certo ci unisce tutti, l'amore per l'Italia. Siamo a poco più di due mesi da quel primo intervento al Senato, parole pesate, stile essenziale, richiamo a valori nobili. In molti con Mario Draghi hanno parlato di un cambio di passo nella comunicazione istituzionale. Ma quanto e come sta parlando Draghi? Intanto comunica più del previsto. Quel silenzio annunciato, che doveva pesare più di 1000 parole, per il quale è stato attaccato, è durato solo 18 giorni. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. L'8 marzo rompe il silenzio con un videomessaggio sulla parità di genere. Da lì in poi si è espresso pubblicamente in 15 occasioni. Interventi di commemorazione, dichiarazioni al Parlamento e conferenze stampa. Chiamiamoli per quel che sono, dittatori. Rispondeva sul presidente turco Erdogan. Un intervento calcolato o un azzardo? Di certo la sua uscita ha più alto impatto internazionale. E la rivendicazione dei principi democratici e antifascisti torna più spesso del previsto. Non fummo tutti noi italiani, brava gente. Non scegliere è immorale. Così come le citazioni dei grandi statisti. Scriveva Alcide De Gasperi: vero è che il funzionamento della democrazia economica esige disinteresse. Il suo stile resta asciutto e pragmatico, ma emergono anche punte di normalità, di empatia, a scaldare l'immagine del super tecnico freddo e impassibile. Signor Presidente, onorevoli deputati, senatori, non vi è mai stato nella mia lunga vita professionale un momento di emozione così intensa. Lo smart working, babysitting. Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi. L'inglese, appunto, che ha masticato una vita nei contesti internazionali, se ne schermisce quasi a distaccare quel suo whatever it takes con cui salvò l'euro quando era la BCE. Vuole forse umanizzarsi? O è anche un modo per alleggerire il peso di aspettative eccessive? Tra l'altro non ho mai detto, garantisco io, non è il mio stile. Allora, professor Barbero, te lo chiedo solo da storico. Ecco, questa ricerca di informalità, poi allarghiamo anche a Matano e a Simonelli, nasce, come dire, dalla necessità che ha ogni leader, adesso metto insieme da Carlo Magno a Napoleone, mi viene da dire, insomma, quella di avvicinarsi al popolo. Cioè qui abbiamo il grande tecnico che si umanizza. Ecco, voglio sapere un parere da te sul suo linguaggio. Ma guarda, io devo dire che il linguaggio, oltre al linguaggio di Draghi, è molto interessante il linguaggio che, come dire, attorni a Draghi. A me piacerebbe sapere se ai tempi di Conte qualcuno ha mai detto Conte il nostro condottiero. Invece adesso abbiamo un condottiero a priori, era già condottiero prima ancora che aprisse bocca. Dopodiché, ragazzi, quando il imperatore Federico Barbarossa venne sconfitto alla battaglia di Legnano e dopo anni di negoziati fu costretto a calare le braghe e concedere ai comuni della Lega Lombarda tutto quello che voleva, no? Fece però una bellissima dichiarazione pubblica in cui disse: io, data la benevolenza che mi contraddistingue, la clemenza della mia maestà, ho deciso di perdonare i lombardi se qualche volta mi hanno offeso, e per pura benevolenza gli concedo alcune cose che ho deciso io di concedergli. Ecco,
lo storico sa che il linguaggio è anche una cosa interessante, per carità, però non è la principale cosa su cui bisogna giudicare i politici. A me interessa di più sapere dove vanno i soldi del decreto per la ricostruzione, che non a pensare. Sento un cittadino sotto lo storico. Allora, però mi interessa questa osservazione che ha fatto anche, che ha ripreso anche già Barbero, cioè come dire, ma parto da te Alberto, non è una novità anche nella nostra comunicazione qualcuno che finalmente, anche se noi siamo malati e lo consideriamo tale, ma lui non si considera salvatore della patria, ha detto io non sono garante di questa Roma, cioè non è una novità in questi anni? Ma sai Massimo, diciamo che è una fase, quella che stiamo attraversando, assolutamente inedita di passaggio, un'occasione straordinaria di in qualche maniera uscita da un'emergenza che ha contraddistinto quest'ultimo anno. Adesso c'è la speranza della vaccinazione, 500.000 vaccini al giorno, c'è il recovery plan, quindi ci sono queste risorse importanti, 248 miliardi che sono stati, come dire, in qualche maniera già destinati a opere importanti, quindi e poi c'è tutto quello che è stato Mario Draghi, no? Che ha rappresentato fino a qui, per cui a me piace il fatto che lui in qualche maniera quando serve prende posizione come ha fatto, un po' sorprendendo tutti noi, no? Abbiamo visto prima alcuni momenti in cui tu non te l'aspetti, allora lui lì dice come stanno le cose. È una comunicazione dal mio punto di vista tradizionale e non convenzionale, poco social. Pensate che in 2 mesi e mezzo ci sono soltanto 26 post su Instagram di Palazzo Chigi, e quindi segna una discontinuità anche con quello che abbiamo vissuto fino a qualche mese Vado fa da Simonelli, con... tradizionale ma non convenzionale, condividi professore? Sì, sicuramente tradizionale, non convenzionale soprattutto negli ultimi tempi. Io che sono rimasto molto sorpreso da alcune delle ultime uscite, sia quella degli italiani non brava gente, ma soprattutto dall'ultima, quando, quella che abbiamo visto anche in fondo al servizio, quando diceva questo non è il mio stile. È strano che qualcuno parli del suo stile, ma qui è successa una cosa incredibile però nel manicomio un po' della comunicazione politica italiana. Di solito avevamo dei leader che si autodefinivano salvatori della patria, di qualcosa, mentre la stampa gli diceva stai buonino, non lo sei. Adesso abbiamo una stampa che l'ha proclamato salvatore della patria e lui dovete dire state buonini perché non ho detto che... Bravissimo! Bravissimo. Professori oggi sono forti. Allora scusi, vi faccio chiedere allo storico, visto che sia Matano che Simonelli citavano quelle che forse anche a livello storico sono le due uscite più forti di Draghi, anche più inattesi finora, no? Gli italiani non tutti brava gente in occasione del 25 aprile, ma anche e soprattutto, secondo me, per l'impatto internazionale, definire Erdogan dittatore. Ecco, le chiedo da storico, Barbero, sono giudizi corretti e soprattutto sono mosse strategiche o rischiano di essere prese di posizione un po' rischiose? Ma allora, il discorso di Erdogan dittatore, si tratta di capire se il linguaggio ha ancora un peso tale per cui ogni parola pronunciata viene non solo analizzata il giorno dopo, ma rimane lì anche e orienta poi una direzione, o se invece le parole che noi pronunciamo vengono analizzate il giorno dopo e poi dimenticate. Perché insomma, un conto è se una certa dichiarazione significa e di conseguenza i nostri rapporti con quel paese si orienteranno in una certa direzione. Però a volte invece hai l'impressione che le parole noi appunto, proprio perché tanto ogni giorno se ne pronunciano o se ne twittano, tramontano rapidamente. E il giornale di oggi, una volta quando c'erano i giornali cartacei si diceva il giornale di oggi è la cosa più importante che ci sia. Domani serve per incartare il pesce al mercato. E mi sa che anche la dittatura di Erdogan rischia di essere la stessa cosa. Quanto a italiani brava gente, secondo me è più interessante perché si va a vedere diciamo un problema su cui l'Italia è tuttora un paese spaccato, certo. E quindi lì sarebbe interessante capire che cosa c'è dietro, perché ha deciso di dire quelle cose e che seguito avranno, ecco, perché una seria campagna per dire e quelli che invece sostengono che erano brava gente e basta e che il regime fascista portava la civiltà in giro per il mondo eccetera, d'ora in poi devono stare zitti, se no il governo li metterà in galera come vuole la legge. Allora vorrebbe dire qualche cosa, se invece resta lì. Questo non succederà. Accidenti. Allora, i nostri analisti su questo tema, che abbiamo già affrontato varie volte, sentiamo, Davide. Sì, Bernardino, io credo che il merito di Mario Draghi sia quello di aver restituito alla politica una comunicazione istituzionale che da anni era invece diventata una comunicazione prettamente elettorale. Ah, vedi. Bea.
Quello che a me ha colpito è che, pur essendo un tecnico, Draghi, in moltissimi suoi discorsi ha comunque citato dei grandi statisti del passato, come abbiamo sentito anche nel servizio. Penso ad esempio a De Gasperi e Cavour, e secondo me è singolare per la sua figura. Anche questo. Nicolas? Sì, c'è da dire anche che secondo me Draghi è un bene che abbia preso una posizione anche così netta sul 25 aprile, proprio considerando che su questa festa, anche nella sua maggioranza di governo, c'è chi ancora ha delle posizioni quantomeno ambigue su quella che dovrebbe essere la festa un po' di tutti. Allora, però c'è una cosa che è tornata in questi giorni, parto da Alberto ma mi interessa anche da Barbero un giudizio. Allora, ci sono stati questi arresti a Parigi, no? E in sostanza in questa settimana in televisione è ritornata, per esempio penso alla bellissima intervista di Formiglia a Mario Calabresi, la televisione è tornata sugli anni di piombo. Allora, la domanda è: siamo abbastanza lontani? Come dire, 50 anni bastano per farne, chiedo a Barbero, un pezzo di storia. E a te chiedo se secondo te questo racconto è stato sereno, se l'hai visto sereno in televisione in questi giorni, Alberto. Ma secondo me, sai, la cosa che colpisce, non so, io leggendo il colloquio tra Mario Calabresi e sua madre Gemma su Repubblica, colpisce come 50 anni dopo sia tutto ancora molto vivo, come lì ci sia evidentemente qualcosa che dopo 50 anni è ancora un dolore che esiste. E penso anche che le nuove generazioni debbano, attraverso quello che sta accadendo in questo momento, documentarsi e conoscere un pezzo di storia fondamentale del nostro paese. Mi pare che la rappresentazione sia una rappresentazione abbastanza conciliata, almeno quello che abbiamo raccontato noi. Non so ancora quanto poi questo pezzo di storia invece sia pacificato, mi pare. Professor Barbero, 50 anni bastano per fare di questa vicenda un pezzo di storia? Beh, per farne un pezzo di storia, nel senso che gli storici possano provare a studiarlo e capirci qualcosa, dipende dalla libertà di accesso alle carte e ai documenti. Perché, come dire, con una storia veramente remota, noi storici abbiamo un privilegio enorme rispetto a chi ci viveva dentro. Noi leggiamo le lettere private dei politici, leggiamo i memoriali con le loro annotazioni, ne sappiamo di più del pubblico che allora doveva accontentarsi dei telegiornali e della propaganda. Però 50 anni sono pochi da molti punti di vista. Bisogna anche, io direi ancora questo, Massimo, che noi ci pensiamo troppo poco, ma la società è fatta di generazioni diverse che vivono le cose in modo diverso. Per un ragazzo di 20 anni di oggi, gli anni 70, non li chiamo apposta gli anni di piombo, perché io ero ragazzo in quegli anni e so che erano anni anche meravigliosi. Vero, anche condivido, anni condivido. Anni di speranze, di crescita e poi anche di terrorismo e di atrocità e di dolore, indubbiamente. Condivido. Quegli anni per un ragazzo di oggi sono la preistoria. È come l'intero. Non è neanche la storia. Però qua la televisione può servire. Allora la televisione può servire, Simonelli, no, in questo. Vedo che anche Alberto è d'accordo. Sì, la televisione può servire, però non è che il documento televisivo, perché è evidente, è vero. Qui c'è un grosso equivoco. Il problema è di come si raccontano questi anni. Sì. Anche la televisione costruisce un racconto. Dobbiamo smettere di pensare che perché noi vediamo le cose, quelle cose sono andate in quel modo. Certo. Il lavoro degli storici è quello di mettere in ordine le cose, di fare un'interpretazione. E come abbiamo visto, le interpretazioni degli anni 70 sono molteplici e contrapposte. Complicate, sì. Allora, invece, veniamo all'oggi, professor Barbero, perché noi abbiamo fatto una domanda social per lei, dalla nostra community, e abbiamo scelto quella di Otto Circus, perdoni i nickname, ma purtroppo questi sono, che le chiede, se dovesse suggerire un soggetto per un nuovo sceneggiato storico, per una fiction, che personaggio indicherebbe? Su cui non è ancora stata fatta. E qui la volevo io. Chissà cosa vuol dire questa risata, sono curioso. Sì. Beh, diciamo, di recente avverto un certo interesse per Catilina, giusto per restare nella storia meno recente, e cioè per uno giovane che voleva rovesciare un governo di vecchi, e che è passato alla storia come un cattivo, un delinquente, no? Uno di quei vecchi Cicerone che ha fatto dei famosissimi discorsi fino a quando Catilina abuserai della nostra pazienza, ecco. E invece forse varrebbe la pena di riprenderlo in mano e di vedere cosa succede quando un governo è in mano a un'elite straricca,
corrotta fino al midollo, attaccata al potere in tutti i modi. Già appassionato. Io già voglio vederlo, sto sceneggiato. Io già lo vedo, ragazzi. Prima serata di Rai 1, già lo vedo. Catilina Story. Grazie a Sandro Barbero. Ricordo che appunto appena citato Catilina, ma il suo nuovo libro, che è un romanzo in realtà, si chiama Alabama, e in realtà è dedicato alla guerra di secessione. Cioè, anche la guerra di secessione, cioè, te ne sei anche già occupato, ma come mai un libro sulla guerra di secessione? Mi innamoro di un periodo storico e passo un po' di anni a leggere a tappeto tutto quello che c'è da leggere su quel periodo. E poi mi entra dentro una musica e ho voglia di suonarla anch'io, quella musica. Perfetto. Che bello. Ecco cosa si fa a non guardare la televisione. Grazie Alessandro Barbero.